Noto però la mancanza delle altre scuole, le scuole superiori. Le scuole superiori che già l'anno scorso hanno fatto l'affronto di non voler dichiaratamente partecipare al convegno di conferenza di Bari. Oggi si dovevano presentare gli atti del convegno, non sono ancora pronti, ma lo faremo molto presto, del convegno grosso, importante, internazionale, che è stato fatto l'anno scorso tra Piene e Cisone. E sono contenta, ma anche dispiaciuta, appunto, della mancanza di molte persone legate ad Andrea, che in questa strada dove lui ha abitato e che ricordano le insegnanti, vorremmo in poche parole motivare le ragioni per le quali le docenti del Contano hanno richiesto l'intitolazione. L'edificio si trova a pochi passi dalla casa natale del poeta e si affaccia alla Cassanta, via cara al poeta, tanto che il maestro le ha dedicato una poesia. Sulla Cassanta non c'è niente che lo ricordi. Hanno distrutto le case vecchie vicino alla sua casa. Questo è un rimprovero che faccio a me stessa, forse, oltre che a chi avrebbe dovuto tutelare meglio il paesaggio comunicato da qualcuno importante. Mio marito si è battuto tanto e ha trovato difficoltà in regione, in provincia, in comune. Se ricordate cosa è successo al momento del famoso palazzetto dello sport, non lo posso dimenticarlo, perché lui ha sofferto tanto, ha avuto e continua ad avere tanti amici, ma ci sono tanti che non rispettano quello che lui ha voluto fare in difesa del paesaggio del suo paese. E poi vorrei anche ricordare quanto lui ha scritto e ha fatto contro la guerra. E siccome adesso ci sono le celebrazioni della prima guerra mondiale del centenario, da nessuna parte, lo sottolineo, è stato chiamato in aiuto, tra virgolette, il suo pensiero e la sua opera. Thank you.